Ciao Genova, ancora Genova, siamo ai Giardini Luzzati, bellissimo, è venuto fuori il sole dopo ieri una giornata veramente piovosa. Emanuela Serra e Guido Affini, grazie ragazzi, non ci siamo incontrati per caso qui ai Giardini Luzzati, anche se un po' sì. Una breve chiacchierata per parlarmi del vostro lavoro, stasera e anche poi in altre date, il 4 e il 6, a Resistere e Creare, il Festival del Teatro della Tosse, diretto da Michela Lucenti e Marina Petrillo. So che tutto parte da dei tuoi appunti, delle rivisitazioni anche di argomenti di cronaca, mi sembra di aver capito, che tu hai. Me ne vuoi parlare un po', Manuela? Allora, vabbè, io scrivo da sempre perché mi piace, è un E modo balli per me. anche però parecchio. Ci Ballo, sono anche molti cani. eh? Sì, perché Loose Dog chiama i cani. È il titolo della performance. Dai, mi Quindi siamo dicevi? circondati da cani. Niente, io scrivo da sempre, è un modo per mettere in ordine i pensieri, sia di cose totalmente immaginifiche, sia di fatti che leggo e che poi sento la necessità di ritradurre in scrittura poetica per accettarli in qualche modo. Quindi Loose Dog nasce da un medley tra tutti questi testi, che sono testi anche di parecchi anni fa, quindi ho deciso, dopo aver accumulato molto materiale, di provare a metterli insieme e di dare una struttura. In uno spazio che non è prettamente teatrale, perché saremo nel foyer del Teatro della Fossa, se non Esatto, sbaglio. sì, perché l'idea è di provare a creare una performance di cui quello che vedrete è il primo Ma siamo studio. seduti in piedi, un po' Un così, po' cioè il bar seduti, un po' aperto, in il bar piedi. chiude, no? No, Il il bar è bar è aperto, aperto. anche perché Quindi una uno buona può prendere un parte, bicchiere di vino assolutamente e sì, vedersi la cosa. una buona parte si svolge al bancone, quindi sì, Ah, ok, il al bar è bancone. aperto. Insieme a te, oltre ad Alessandro Pallecchi, che salutiamo, che non è potuto Ciao essere qui Ale. con noi, Guido Affini ti ha aiutato nella composizione sonora della cosa. Ha Guido, creato hai la creato, sì, composizione cioè ti ha sonora. aiutato, diciamo, nella performance. Mi vuoi dire una battuta proprio su come avete lavorato questi testi, la lettura, lavorato da solo, uno Ma è stato un po' il processo è stato un po' improvvisativo in un certo qual modo, nel senso che come è successo per Manu, che attingeva da un suo, diciamo così, da un suo repertorio di appunti, Database quasi. database, io ho fatto la stessa cosa. Ho attinto da un database di rumori, suoni, registrazioni, musiche e altre cose del genere. E quindi in definitiva si potrebbe dire che il lavoro è andato su binari paralleli, no? Anche se chiaramente i linguaggi sono diversi, perché appunto il linguaggio della mano era la parola in questo senso, e Il nel tuo invece. risultato finale, in un certo qual modo, il suono ha il compito di creare l'ambiente in cui lei Sta il vive, corpo. esatto, Ma c'è testo quindi queste anche nello esperienze. spettacolo. C'è testo e movimento. Sì. Ok. Io vi ringrazio, volevo solo appunto accennare perché Emanuela è in scena anche nel nuovo lavoro di balletto civile di cui ieri e l'altro ieri c'è stato uno studio Il primo versus studio. con molti interpreti, insomma 12, 12. 12 insomma alla balletto civile direi quasi, e che quindi ti vede impegnata anche lì, oltre che come autrice di questa performance che vedrò stasera. Io saluto e ringrazio. Ciao. Grazie a tutti. Ciao ciao. Ciao. Ciao.